Ciao amici, oggi andremo a preparare la crema chantilly, una delle creme più buone, diciamo, dopo la crema pasticcere c'è la crema chantilly, la facciamo all'italiana, quindi che consiste in una crema pasticcera a cui viene aggiunta della panna. Gli ingredienti sono mezzo litro di latte intero, 120 g di zucchero, 80 g di tuorli, 50 g di amido di mais, un cucchiaino di vaniglia, la scorza di un limone biologico e un goccio di latte che ci serve per miscelare i tuorli con lo zucchero per renderlo un po' più fluido. Allora, portiamo a bollore il latte. Con le scorze di limone e la vaniglia. Misceliamo. E portiamo a bollore. In una ciotola mettiamo i nostri tuorli, lo zucchero e amalgamiamo. Aggiungiamo il nostro amido e aggiungiamo il nostro goccio di latte per renderlo un po' più fluido. Questo goccio di latte è preso da mezzo litro di latte che noi abbiamo portato a bollore. Ecco qua il composto. Adesso attendiamo che il latte arrivi a bollore. Sta arrivando a bollore, si sente un profumo di limone e vaniglia eccezionale. Leviamo le bucce di limone. Adesso andiamo ad assemblarla insieme ai tuorli. Allora, abbiamo versato i tuorli dentro il pentolino dove c'era il latte. Precedentemente abbiamo miscelato un po' di latte caldo sui tuorli in modo da agevolare questo trasferimento dei tuorli. Adesso andiamo sui fornelli. Ok, adesso misceliamo in continuazione fino a portare a ebollizione il composto. Ecco qua. La nostra crema è pronta. Adesso ci trasferiamo la nostra crema in una bullo. Pellicola a contatto. Adesso la mettiamo in frigo a rassodare, più che altro a raffreddare. Con il raffreddamento si rassoderà la nostra crema. Adesso che la crema è raffreddata, ci montiamo la panna. Montiamo 250 ml di panna per quel quantitativo di crema.
per montare perfettamente la panna voi dovrete fare altro che mettere il contenitore e la frusta in freezer per una decina di minuti, in modo che così il recipiente sia freddo e la panna monterà perfettamente. Passiamoci la panna dentro la boule e andiamo a montarla. Alla massima velocità. Come vedete, monta quasi rapidamente. Ecco qua. La nostra panna ha montato. Prendiamo la nostra crema e con una frusta dobbiamo ridare, ecco, dobbiamo avere una consistenza così. Adesso aggiungiamo la panna. E con un leccapentola la inglobiamo. Guardate qua, spettacolare. Questa è la crema Chantilly. Questa è la ricetta originale. Se volete fare quella, la ricetta della Chantilly italiana, cosa dovete fare? Praticamente dovete aggiungere del mascarpone alla panna in modo che la rende un po' più solida come crema. Ma io preferisco questa sinceramente, perché con gli accorgimenti, guardate com'è, è sostenuta ma cremosa come una crema. Una squisitezza, guardate. Questa è una crema ideale per riempire bomboloni, cannoli, croissant, tutto quello che volete. C'ho ancora l'acquolina in bocca. Se vi piace il video, mettete un bel like. Inoltre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, così avrete la notifica di ogni volta che io inserirò qualche video nel mio canale. Grazie, al prossimo video.